Marche protagoniste anche quest'anno al Salone del Libro di Torino, quello della regione è infatti uno dei primi stand che si incontrano non appena si varca la soglia del Lingotto, stand che oggi è stato teatro di numerose presentazioni come quella del libro del conduttore Massimiliano Ossini, ma anche con il video collegamento con il comune di San Benedetto per presentare le iniziative della Biblioteca Lesca. Sempre oggi è arrivata l'ufficialità dell'incarico dato all'Associazione San Benedettese, i luoghi della scrittura del presidente Mimmo Minuto della Fiera del Libro Marchigiano nell'ottobre di quest'anno. È un festival itinerante che sarà fatto verso la fine di ottobre di quest'anno ad Ancona e oggi abbiamo definito pure per il secondo anno che lo faremo a Pesaro e successivamente la città che vuole operare mette a disposizione la struttura e noi siamo disponibili ad operare. Tieni presente che sarà un festival che coinvolge da 20 a 30 editori marchigiani e ognuno di loro può presentare due autori della loro casa editrice. È un evento marchigiano che ha sicuramente anche un grande riflusso per quanto riguarda la promozione turistica. Perché basta vedere qua sono del libro, quando si fa cultura, quanta gente viene, quanta gente prenota. Far arrivare anche nelle nostre Marche anche personaggi da fuori. Ma il Salone Piemontese è servito anche a presentare il ritorno di Marche Storie, una iniziativa che lo scorso anno ha avuto un grande successo ed una rilevanza nazionale. Anche quest'anno lo ripropone perché è un festival importantissimo che l'anno scorso ha avuto anche una rilevanza nazionale grazie al ministro Garavaglia che comunque lo ha lanciato a livello nazionale dando anche dei fondi e quest'anno lo riproponiamo anche perché c'è la richiesta da parte dei territori, ha un valore sia di attrazione turistica ma anche un valore educativo delle popolazioni perché attraverso Marche Storie si narrano le leggende, le storie dei borghi che magari a volte neanche noi marchigiani conosciamo e quindi significa anche fare cultura all'interno delle proprie comunità perché poi si attiva un circuito virtuoso anche tra le associazioni culturali, gli enti locali del territorio che iniziano a fare rete, iniziano a lavorare sulle identità delle proprie radici, dei propri borghi, dei propri territori e quindi i cittadini marchigiani in questo modo diventano i migliori promotori anche del loro territorio perché poi quando si conosce la propria storia ci si innamora del proprio territorio, ecco, si riesce anche a promuoverlo con quell'entusiasmo che comunque è essenziale poi dopo per attrarre anche un turismo sempre più elevato e anche insomma anche sempre più importante. Tanta curiosità per lo stand della Regione Marche da parte dei visitatori che hanno consultato i depliant e seguito le varie iniziative che si sono susseguite nel corso della giornata. Domani e dopodomani sono in programma nuove attività. Anche quest'anno è un appuntamento oramai consueto al quale tutta la struttura regionale si prepara perché è un momento, è uno spazio che noi vogliamo condividere con il territorio, con gli editori e con gli autori marchigiani, ma anche per dare uno slancio, una presentazione a quelle che sono le attività culturali principali della Regione Marche e insieme anche quelle che sono le misure, il sostegno che la Regione dà al territorio sulla cultura. Quest'anno il claim, come vedete, abbiamo presentato lo stand con questo, concept che sono le Marche in rete, proprio perché abbiamo attivato diverse misure, soprattutto a carattere culturale, che vanno a sostenere la progettazione integrata. Quindi, come potete vedere, tutte le azioni che abbiamo presentato a livello culturale hanno la caratteristica di essere pensate e messe a terra a livello proprio di integrazione, quindi in rete. E sono delle azioni che funzionano, a partire dalle iniziative, dalle celebrazioni, dalla nuova misura delle celebrazioni di personaggi importanti come per esempio Vanvitelli, Bartolini, ma anche delle iniziative proprio a sostegno dei nostri territori dal punto di vista culturale con una misura innovativa che è il direttore di rete. Così come ad attività di festival, quest'anno siamo alla terza edizione di Marche Storie, sono tutti eventi culturali che noi presentiamo come d'abitudine oramai da diversi anni a questo appuntamento che è il Salone Internazionale del Libro di Torino.